nel nostro lavoro abbiamo bisogno costantemente di assumere e di sperimentare il lavoro di giovani e ci accorgiamo soprattutto di una cosa, che le nostre scuole di ogni ordine grado, soprattutto nelle elementari, poi si perde un po' le superiori, si recupera all'università, nelle nostre scuole si parla moltissimo di ambiente, di sviluppo sostenibile, di ciò che può essere e deve essere green. In alcuni casi fortunati si va anche a fondo, cioè chi esce dalla scuola ha delle competenze in campo ambientale. Noi però ci siamo accorti che normalmente vengono fatti due errori che andrebbero evitati. Uno, fare degli specialisti di ambiente, di green, che sanno tutto dell'aspetto green, ma mancano di una cultura generale e di una formazione di base, che può essere umanistica o non, ma che comunque gli consente di affrontare i problemi avendo un metodo oltre che delle conoscenze tecniche. Il secondo errore è un errore a carico nostro, cioè degli adulti. Noi insegniamo delle cose molto utili, molto belle nelle scuole, ma poi per primi noi adulti non le pratichiamo. Così i giovani, quando escono dalla scuola, si guardano in giro, ma a cominciare dalle elementari, si guardano in giro e dicono: ah beh sì, questa cosa dell'ambiente però assomiglia un po' a una favola, è come Babbo Natale, bisogna far finta di crederci, ma poi, perché devono arrivare i regali ovviamente a Natale, ma poi chi se ne frega. Allora io credo che l'educazione e le competenze vadano diffuse, non solo indirizzate ai giovani, ma indirizzate a tutta la società, adulti compresi, perché anche gli adulti, gli attuali presidenti d'impresa, manager, amministratori delegati, tecnici, progettisti, eccetera, ancora non sanno lavorare green e quindi non danno il buon esempio. Dato che ne insegna di più l'esempio che la parola, dobbiamo fare formazione ai giovani e agli adulti contemporaneamente.